Nuovi disagi per il conferimento degli assegni di cura per i disabili gravi. Le famiglie sono alle prese con alcuni arretrati che non vengono liquidati, una discontinuità nei pagamenti che lascia le famiglie in una situazione di difficoltà ed incertezza, pasticci nell'assegnazione dei parametri di valutazione e un sito internet ancora irraggiungibile. A scendere in campo anche il gruppo di potere al popolo Agro-Nocerino Sarnese, che ha partecipato con i rappresentanti del suo sportello legale ad un incontro svoltosi al piano di zona. Il problema degli arretrati, afferma gli attivisti, deriva dall'erogazione incompleta del fondo per la non autosufficienza 2018, una mancanza dovuta a un duplice ritardo da parte del comune che non ha presentato nei tempi previsti la lista dei beneficiari e da parte dell'ASL che non ha convocato gli aventi diritto per le unità di valutazione integrata in tempo. Il piano di zona ritiene di essere parte lesa al riguardo, poiché il suo ritardo è causato proprio dal ritardo dell'ASL e per questo motivo il comune pare abbia avviato un contenzioso nei confronti dell'azienda sanitaria. Altro punto emerso dall'incontro è legato ai parametri di valutazione tra disabili gravi e gravissimi aggiornati dalla Regione Campania nel 2020. L'ASL, in sede di valutazione, secondo la posizione del piano di zona, ha ritenuto di abbassare i punteggi ad alcuni beneficiari, quel tanto che bastava per far rientrare molti casi nei gravi anziché nei gravissimi. Ciò ha comportato per alcune famiglie una totale mancanza di erogazione degli assegni sia per i gravi che per i gravissimi, afferma il gruppo di potere al popolo. Nel 2021 l'ASL, resasi conto dell'errore nella valutazione, ha riportato i parametri dei beneficiari alla situazione precedente, fortunatamente, ma in ogni caso sugli assegni del 2020 non è possibile procedere per eventuali rimborsi. Da questa vicenda nella vicenda emerge che se ai disabili gravissimi gli assegni arrivano spesso a singhiozzo, ai disabili gravi addirittura non arrivano per niente. Un'altra criticità sollevata all'attenzione del piano di zona riguarda l'assoluta inadeguatezza della comunicazione della trasparenza, che potrebbe essere garantita da un sito internet funzionante ed efficiente. Sito che è stato realizzato ma mai pubblicato per mancanza, pare, di risorse umane. Un sito ben aggiornato permetterebbe agli interessati di informarsi su determine, liquidazioni ed opportunità di accedere ad eventuali bonus. Per far fronte a questi continui disagi, la sezione dell'Agro di Potere al Popolo da tempo propone la creazione di un'azienda consortile, forma societaria, che laddove viene utilizzata si dimostra più efficiente e maggiormente in grado di realizzare una programmazione dei servizi sociosanitari, nonché di favorire la stabilizzazione dei lavoratori e la possibilità di accedere a fondi da parte delle istituzioni sovraordinate. La risposta che abbiamo più volte ottenuto, affermano gli attivisti, è che questa soluzione incontrerebbe il favore del Comune di Nocera Inferiore, ma l'ostacolo alla sua realizzazione è rappresentato dal comune di Nocera Superiore, il quale continua a considerare la partecipata una soluzione costosa per i conti pubblici e a preferire la gestione in convenzione, nonostante questa abbia dimostrato di arrecare difficoltà enormi alle famiglie dei beneficiari. Il comune di Nocera Inferiore, avvisano gli attivisti, non è però esente da colpe, sebbene a parole si dimostri sempre interessata all'azienda consortile, in sede di votazione approva addirittura all'unanimità di continuare la gestione in convenzione.